Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo. In questo nuovo tutorial vi spiego come recuperare dati Windows, ad esempio dati che avete cancellato qualche mesetto fa e volete recuperare quel file o quel programma, addirittura immagini e video, con questo programma TenorShare for DDIG. È un programma fantastico, veramente fantastico. Sono riuscito a recuperare 26.000 file che ho eliminato su questo PC, sono 25 giga, e potete anche sceglierli. Potete anche scegliere quale file vi serve per recuperarlo, cioè nel senso cancellate quel documento e andate a fare una scansione e lo recuperate subito subito, in poco tempo. Quindi c'è la prova, potete recuperare un tot di file oppure fate acquista ora e ve lo dico, non ve ne pentirete, questo programma è buonissimo, veramente buonissimo. Quindi iniziamo prima con un download gratis, lo scaricate, eccolo qui, io adesso faccio l'installazione, questo è il programma. Scegliete dove installare questo programma, fate sfoglia, scegliete la vostra destinazione, faccio questo PC, metto volume D, faccio ok e faccio installa. Visto che io ho già installato il programma, non mi basta che avviarlo. Eccolo qui. Allora, come funziona? Io ad esempio, voi avete non so quanti dischi, avete 3, 4, 5, 6 dischi, io ne ho 3. Quindi funziona anche su chiavetta USB. Come potete vedere, qui recupera oltre 1000 tipi di file, tra cui foto, video, documenti e audio. Recupera i file persi a causa di eliminazione accidentale, formattazione, partizione persa, danneggiamento, crash del sistema, attacco virus e così via. Recupera i dati da laptop, PC, unità interna ed esterna, disco flash USB, SD card, eccetera. Qualsiasi cosa, recupera tutto. Quindi ve lo consiglio di comprarlo, attivarlo e avete fatto. Avete il programma. Allora, come funziona? Questo è il mio SSD. Faccio disco locale, c'è questo qua, scansione. Faccio una scansione. Per esempio, adesso vi faccio un esempio. Io adesso ho creato questo documento file, all'interno ci ho messo la mia descrizione del canale e vorrei tenermela con me e accidentalmente lo elimino. Ok, facciamo così, lo elimino. Lo tolgo anche dal cestino e adesso è sparito per sempre. Ma grazie al programma TenorShare io posso recuperarlo. E adesso non mi basta che fare una scansione. Ecco. Sul disco dove ho cancellato il file, tolgo le spunte, tengo solamente il documento e avvio così la scansione. E non ci basta che aspettare. Ok, una volta fatto, sempre nel cestino, come potete vedere a sinistra, io adesso vado a recuperarlo nel disco dove l'ho cancellato, faccio recupero, visualizza i file recuperati, questa è la cartella che mi ha creato, questo è il mio documento, eccolo qua. Questa è la mia descrizione, fortunatamente me l'ha salvata, me l'ha recuperata in ottime condizioni e avete visto come funziona. Quindi, come avete visto, quel documento che ho creato e che ho cancellato, sono riuscito a recuperarlo. Ci ha messo un bel po', sì, vabbè, perché ha recuperato non solo quel file, ma ha fatto una scansione di tutti i 25.000 file che avevo cancellato su questo disco. Quindi, facciamo caso che tu hai una chiavetta USB e hai 50 file sopra, li cancelli tutti per sbaglio, rimetti la chiavetta nel PC. Esce qua sopra, tu fai una scansione, ti scansiona tutti i file che hai cancellato su quella chiavetta e te li recupera. Ok? Semplicissimo, te li recupera.
anche su quest'altro disco faccio una scansione, che tipo di file vuoi recuperare? Foto, video, documento, audio, altri. Togliete queste spunte, che ne so, audio, video, avete questi due tipi di file sulla chiavetta da recuperare, recuperate questi due file e fate una scansione. Semplice, molto semplice. Quindi se vi serve un programma per recuperare immediatamente tutti i file, anche quelli più impossibili da recuperare, TenorShare è un ottimo programma, un ottimo software per recuperare i dati Windows. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto, utilissimo. Quindi se questo video è stato utilissimo, ti consiglio di iscriverti al canale, come ho detto all'inizio, e di lasciare un like. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!